Il De coniurazione Catiline è una monografia storica che in 61 capitoli racconta un solo evento, il tentativo di colpo di Stato messo in atto da Lucio Sergio Catilina, un giovane aristocratico ambizioso e senza scrupoli, e dai suoi seguaci nel 63 a.C. Fu composta da Sallustio a 20 anni di distanza dal tragico episodio tra il 43 e il 40 a.C., dopo la morte di Cicerone. Nel proemio, l'autore spiega la propria decisione di dedicarsi alla storiografia e annuncia l'argomento dell'opera. Dunque, narrerò in breve, con quanta più verità potrò, la congiura di Catilina, poiché tale fatto stimo soprattutto memorabile per l'eccezionalità del delitto e del rischio. Il quinto capitolo è dedicato al ritratto morale di Catilina, tipico esempio della corruzione dei costumi nobiliari. A questo segue il primo excursus o digressione dal sesto al tredicesimo capitolo, incentrato sulle vicende del popolo romano e sulla progressiva decadenza della res publica, iniziata ai tempi della Terza Guerra Punica e culminata sotto la dittatura di Silla. La ricostruzione della prima fase della congiura occupa la sezione dal capitolo 14 al capitolo 36. Dopo aver descritto i simpatizzanti di Catilina e il loro reclutamento in vista del colpo di Stato, lo storico si sofferma sul ruolo di Cicerone, che, venuto a sapere del complotto, si scaglia contro Catilina in Senato, costringendolo ad abbandonare Roma alla volta dell'Etruria. A questo punto Sallustio introduce un secondo excursus sulla degenerazione della vita politica romana dai tempi di Silla alla guerra civile tra Cesare e Pompeo. Il racconto prosegue con la seconda fase della congiura a partire dalla metà del 39° capitolo fino alla conclusione. I congiurati cercano l'appoggio dei Galli Allobrogi, che erano stanziati nella Gallia Narbonese settentrionale. Questi però temono di avere Roma contro e fanno il doppio gioco, fornendo a Cicerone le prove della congiura. Dopo un dibattito in Senato, i congiurati sono giustiziati. Appresa la notizia, Catilina, con la sua armata, tenta di rifugiarsi nella Gallia Transalpina. Bloccato dall'esercito romano presso Pistoia, è sconfitto e muore combattendo valorosamente in battaglia.